È chiaro che il voto sarà un voto convintamente contrario a questa manovra, a questa legge di stabilità che può essere considerato tutto tranne che espansiva. Non posso consegnare il cervello perché non ho un testo scritto. Vada avanti, onorevole Simonetti, prego. E questa non è una mia battuta, ma è di qualcun altro. Sono 3,3 miliardi di taglio del fondo per la diminuzione della pressione fiscale, sono 6,2 miliardi di tagli agli enti locali. Questa è una finanziaria che ha. Onorevole Simonetti, attenda. Colleghi, noi abbiamo adesso la possibilità di sospendere la seduta finché gli oratori non sono in condizione di parlare come hanno diritto. Decidiamo che cosa vogliamo fare. Io posso sospendere per mezz'ora, per un'ora e mezza, quanto vogliamo. Oppure lasciamo a chi vuole intervenire di farlo nelle condizioni possibili. Grazie Presidente. Torno agli argomenti che possono considerarsi quindi tutto tranne che espansivi per questa manovra. I 6,2 miliardi di tagli agli enti locali, 4 miliardi... Colleghi, dietro all'onorevole Simonetti, per favore, colleghi! Stanno facendo gli auguri di Natale! Presidente, io vado avanti comunque, non è un problema. Onorevole, alzo la voce. Prego, onorevole Simonetti, scusi, Grazie Presidente per l'attenzione che ci dedica, a noi che siamo in minoranza e che vogliamo comunque poter parlare di argomenti che poi alla fine vanno ad essere pregnanti nella vita quotidiana di tutti i cittadini, perché finché rimangono all'interno di queste aule poi alla fine la gente non riesce a capire come si tramutano indirettamente e direttamente queste manovre economiche e finanziarie che questa legge di stabilità pone, perché i 6,2 miliardi di tagli che voi proponete per la copertura di fatto della stabilizzazione degli 80 euro che cubano 9,5 miliardi significheranno sostanzialmente minori servizi dati ai cittadini e l'aumento della pressione fiscale a livello locale, perché le regioni non potranno che fare questo per riuscire a dare i servizi essenziali in tema di sanità, in tema di deleghe alle istituzioni locali, provinciali, in tema di trasporto pubblico per esempio. A questi 6,2 miliardi si devono aggiungere gli altri miliardi di tagli delle leggi che avete approvato voi anche nella scorsa legislatura e anche in questa legislatura, come la spending review di Monti, il decreto salva Italia di Monti, il decreto 66 di Renzi, che cubano 14 miliardi di tagli per l'anno 2015 agli enti locali. In più aumentate il debito pubblico di 6 miliardi e questo sarà un ulteriore peso per le future generazioni. Altro che espansiva, qua è tutto tranne che espansiva. Avete anche prodotto in questa legge finanziaria una riproposizione di questa assurda storia delle amministrazioni provinciali, a una storia che nasce nella scorsa legislatura con il decreto Monti che ne prevedeva la soppressione. Ci fu anche un decreto per la riorganizzazione degli enti intermedi che poi non fu convertito perché non si riuscì, perché non avevate voluto attraverso appunto un'operazione di palazzo andare a eliminare questi enti provinciali, perché ci fu una sommossa soprattutto degli amministratori e anche da qualche parte anche dei cittadini. Tutte cose che si stanno concretizzando adesso con un'incapacità e un'impossibilità da parte degli amministratori di poter soddisfare le esigenze dei cittadini. Tutte queste problematiche adesso sono state scaricate sui sindaci, perché attraverso l'elezione indiretta della Delrio, che è un mostro istituzionale, ha creato dei mostri istituzionali perché è una legge che non dà delle soluzioni immediate, ha fatto sì che i sindaci si siano trovati in una situazione in cui non hanno più i fondi per gestire le loro competenze e non hanno i fondi né i mezzi istituzionali per gestire le competenze che verranno date loro, che sono state date loro attraverso appunto la creazione dell'area vasta in cui loro sono i principali attori e non c'è più l'elezione diretta, quindi un ulteriore schiaffo alla democrazia a questo Paese. Aggiungiamo la riforma costituzionale che è in itinere, che cancella la parola e il sostantivo province, e questa finanziaria che vuole sostanzialmente dimezzare il numero dei dipendenti, lasciando, non dico per la strada, ma quasi 20.000 unità di persone che finora hanno lavorato all'interno del pubblico impiego. È una finanziaria di fatto contro il Nord,
contro il Nord, come tutte le manovre finanziarie che ci sono state in questo paese, tranne quelle in cui la Lega era al governo. L'IMU agricola, il pellet, le zone franche dell'Emilia che avete bocciato non solo negli emendamenti ma anche come ordine del giorno. Le camere di commercio che sono punti e centri nevralgici di sviluppo dell'economia dei territori che voi volete distruggere, volete annientarle, volete centralizzare portando le loro competenze al MISE e avete iniziato a toglierne i fondi attraverso appunto l'obbligo del trasferimento delle loro casse nella tesoreria unica. Non ultimo le fondazioni bancarie, l'unica realtà che riescono ancora a dare dei sostegni all'economia reale, all'economia sociale, all'economia... Per favore, liberiamo il tavolo del Banco del Governo, gentilmente. Prego, libero... Grazie Presidente. Dicevo, le fondazioni bancarie che si sostituiscono, si sono sempre sostituite purtroppo alle mancanze incolpevoli degli amministratori locali in campo sociale, in campo culturale, in campo associativo, e adesso andate a tassare gli utili che queste fondazioni ricevono e che si tramuteranno sostanzialmente in minori elargizioni da parte delle fondazioni stesse, perché avranno meno liquidità da poter gestire. Una finanziaria contro il Nord, dicevo, ma certamente non contro altre realtà del Paese. 110 milioni per Roma Capitale, che si sommano agli altri, si arriva a 540 milioni anno a decorrere per Roma Capitale, e abbiamo visto tutti come vengono gestiti questi soldi. 90 milioni per la Sicilia, per il terremoto di 24 anni fa, e per l'Emilia non c'è nulla. 100 milioni per gli LSU di Napoli e Palermo, che almeno nelle scorse legislature si andavano a inserire in finanziaria anno per anno. Qui siete stati talmente vergognosi che l'avete messi a decorrere. 80 milioni per il buco sanitario del Molise, 190 milioni per il fondo immigrati, e adesso capiamo anche perché si continuano a implementare i capitoli del fondo immigrazione. Se noi facciamo la somma di questa iniziativa legislativa, questa finanziaria che, come dicevo prima, devasta le autonomie locali, se la sommiamo a quello che è previsto nella legge costituzionale che taglia le prerogative alle regioni, sta passando tutto ciò che era concorrente in capo direttamente alla funzione esclusiva dello Stato, che praticamente si prende oltre le competenze anche il coordinamento della finanza pubblica. E questo cosa significa? Significa che le regioni, non avendo più la possibilità di intercedere nel coordinamento della finanza pubblica, non avranno più, benché sia scritto in Costituzione, la propria autonomia finanziaria di entrata e di spesa, perché sarà lo Stato a decidere delle loro necessità e delle loro entrate. Ma chi deciderà dello Stato? Deciderà solo una Camera, perché il Senato non avrà questi compiti, sarà solo un'aula di rappresentanza territoriale, ma che non avrà come competenza quella delle decisioni del coordinamento della finanza pubblica, e sarà solo una Camera che sarà eletta, ed è il terzo pilastro dell'antidemocrazia che state portando avanti, che è quello della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza a un partito. Quindi una sola Camera che decide, e all'interno di quella Camera solo un partito che è minoritario ma che riceverà la maggioranza a colpo di, appunto, di premio di maggioranza. Questa è una dittatura democratica, ma pur sempre una dittatura a danno dei cittadini, a danno dell'autonomia, a danno del Nord. State costruendo una dittatura a danno delle autonomie. È chiaro che l'ha spiegato anche il Vice Ministro, questa non è una legge triennale, perché le norme di salvaguardia dell'IVA poste nel 2016, nel 2017, significano che non c'è stata una previsione triennale, perché è impossibile non avere il default nel 2016, visti i conti di questo Stato e vista l'organizzazione istituzionale di questo Stato che... Presidente, quanto ho ancora? Quindi un'organizzazione di questo Stato così come è organizzato in questo momento. È chiaro quindi che voi ci porterete di fatto al default, lo ha detto Juncker
un mese fa, 15 giorni fa, ha detto che se entro marzo non ci saranno le riforme, che non ci saranno perché sono tutte finte riforme le vostre, ci sarà un provvedimento e un accertamento serio da parte dell'Unione Europea, e questo non significherà altro che una sorta di commissariamento. Non so se sarà la Troica, non so se verrà qualcun altro a prendere in mano questo governo, ma significherà di fatto il default. In questo cono d'ombra, in questo tunnel, l'unica luce che può portare questo default è il fatto che quando ci sarà avremo la possibilità di ristrutturare integralmente questo paese, di creare quindi delle vere autonomie, creare appunto quelle prerogative per le quali la Lega Nord si batte da sempre, che è l'indipendenza della Padania. Grazie.